questa edizione di Salute e Società. Sclerosi multipla, lavoro di squadra con il paziente. Pediatria, che giungla questa febbre. Carcinoma polmonare, un nuovo studio. Bentrovati da Marco Caracciolo. La sclerosi multipla colpisce maggiormente le donne tra i 20 e i 40 anni. Donne che spesso di fronte al manifestarsi della malattia si pongono domande sul loro futuro e cercano di capire come programmare la propria vita, anche in funzione dell'eventuale pianificazione di una gravidanza. Se ne è parlato nel corso di una tavola rotonda promossa da Teva Italia. La sclerosi multipla, malattia dall'alto impatto sociale, colpisce circa 2 milioni di persone, di cui 600.000 in Europa e 113.000 in Italia. La Sardegna ha una delle più alte frequenze, su 110.000 cittadini sardi ci sono circa 360 malati. Se ne è parlato a Cagliari, alla tavola rotonda, sclerosi multipla, un lavoro di squadra con il paziente. La malattia è determinata dall'interazione di alcuni fattori genetici con dei fattori ambientali e in particolare la peculiare background genetico della popolazione sarda può spiegare, almeno parzialmente, la elevata frequenza della malattia nell'isola. Questa però non è sufficiente appunto a spiegare l'insorgenza di malattia, perché il background genetico deve interagire con dei fattori ambientali che si stanno attualmente studiando. Tra questi possiamo ricordare la vitamina D, alcune infezioni come la mononucleosi infettiva, il fumo e ancora alcuni fattori quindi che possono addirittura essere modificabili. È assolutamente indispensabile che nell'affrontare questa patologia noi abbiamo un team multidisciplinare composto di più persone, non soltanto il neurologo, quindi non soltanto il personale infermieristico dedicato e specializzato, ma anche il fisiatra, il fisioterapista, lo psicologo e il neuropsicologo, e il cardiologo per la valutazione di una serie di problematiche legate all'uso di determinati farmaci, il radiologo per la parte di risonanza magnetica e poi ancora possibilmente l'urologo per i disturbi del pavimento pelvico. Sono le donne tra i 20 e i 40 anni ad essere maggiormente colpite da sclerosi, ma oggi, grazie ai progressi nello studio della malattia, possono condurre una vita normale, anche in funzione dell'eventuale pianificazione di una gravidanza. Oggi parlare di gravidanza in una paziente affetta da sclerosi multipla è assolutamente normale. Per noi che ci troviamo di fronte a persone giovani, che chiedono quindi se possono avere un figlio, dobbiamo insegnare loro che la gravidanza va programmata, cioè la cosa più importante è una programmazione di gravidanza. Questo perché consente di decidere subito quale farmaco utilizzare nel caso che la signora voglia una gravidanza in tempi brevi o più in là. Esistono anche dei farmaci che oggi finalmente noi possiamo dare con sicurezza durante la gravidanza, che coprono da un lato la paziente per quanto riguarda la malattia e dall'altra non sono dannosi per il feto. A Cagliari è presente il centro regionale per la diagnosi e la cura della sclerosi multipla, che segue attualmente più di 4.000 persone. In questo centro abbiamo una alta specializzazione, infatti tutto il personale, neurologi, infermieri, fisioterapisti, fisiatra e anche il laboratorio sono tutti dedicati alla malattia. Mamme apprensive e ancora legate ai rimedi della nonna. Questa è la fotografia che emerge dall'indagine presentata durante l'evento Che giungla questa febbre, che ha analizzato il comportamento di un campione rappresentativo di donne italiane con figli tra 0 e 10 anni in relazione con gli episodi di febbre dei propri piccoli. Sono un papà, ho tre figli, 4 anni, 2 anni e 2 mesi. Mia moglie e sua mamma sono partite per un viaggio di affari. I tre bambini hanno la febbre, come mi devo comportare? La prima cosa è che sei sfortunato, questa mi pare la prima cosa da dire. La seconda la facciamo più semplice. Sopra l'anno non ti devi preoccupare, cioè la febbre può essere un sintomo di qualsiasi malattia. Ti devi preoccupare soltanto quando associato alla febbre c'è qualcos'altro. Ad esempio il bambino si rifiuta di mangiare, è molto sonnolento, è meno attivo del solito. Quindi se c'è qualche sintomo
importante, una tosse molto importante, quindi altri sintomi legati alla febbre mi preoccupo. Se invece è una febbre che è iniziata da alcune ore o magari è legata a un po' di mal di gola, al male all'orecchio, mi preoccupo di meno, potrò consultarmi con il mio pediatra con tutta calma ed eventualmente dare un antipiretico per far stare bene il mio bambino. Se invece il bambino è più piccolo, e quindi avevamo detto 2 mesi se non sbaglio, avrò un'attenzione maggiore, quindi una febbre a 38,5 io nelle 24 ore la cercherei di far vedere al mio pediatra curante. Ma voglio aggiungere una cosa, mettiamo che ipoteticamente uno di questi figli fosse molto piccolo, cioè sotto il mese di età, in questo caso qualsiasi tipo di febbre va in qualche modo valutata e trattata urgentemente, perché al contrario del bambino più grande, il bambino piccolo anche per febbri molto piccole può nascondere patologie più importanti. Ogni quanto devo misurare la temperatura? La temperatura la misuro, non deve essere un'ossessione, siccome diciamo che la febbre è un nostro alleato, è un alleato del nostro sistema immunitario per combattere i cattivi, la devo lasciare lì in qualche modo, e quindi se mio figlio ha la febbre e salta sul divano non avrò nessuna necessità di misurargli la febbre, perché conseguentemente non avrò nessuna necessità di dargli una terapia. Quindi la misuro la prima volta se ho il sospetto che mio figlio abbia la febbre, e la misurerò ogni qualvolta in corso della malattia mio figlio si trova ad avere un'alterazione delle sue condizioni generali, quindi lo vedo leggermente più abbattuto, vuol dire che la febbre si è elevata in maniera significativa, quindi lo rivaluterò per vedere se dare l'antipiretico o meno, e quindi se quello stato di abbattimento è legato eventualmente alla febbre. Quindi non mi accanisco sul controllare la febbre ogni minuto, ma diciamo 2 o 3 volte al giorno potrebbe essere ragionevole. Quindi antipiretico, non antibiotico, farmaco omeopatico, borsa del ghiaccio? Assolutamente no, diciamo intanto i classici rimedi della nonna come la borsa del ghiaccio sono un rimedio che, abbassando la temperatura corporea nell'immediato di qualche grado, però danno come conseguenza il fatto che siccome il bambino prova disagio, magari piange o comunque ha i brividi perché la borsa del ghiaccio è fredda, nell'immediato ho il vantaggio di vedermi abbassata la febbre di mezzo grado, ma poi dopo avrò 1 grado o 2 gradi in più perché ho fatto agitare mio figlio. Quindi assolutamente questi rimedi non hanno senso, possono solo servire con il classico fazzolettino con l'acqua corrente come coccola a nostro figlio se lo gradisce, questo va bene. L'antibiotico, diciamo che potremmo, per essere molto pratici, possiamo sempre nel bambino sopra l'anno di età utilizzare quella che i pediatri chiamano la regola dei 3 giorni, che è una regola forse non scritta che ci dice che normalmente entro 3 giorni la maggior parte delle malattie virali si autolimitano e quindi tendono a scomparire senza bisogno di antibiotico. Se invece una febbre continua già per al secondo giorno e mezzo, forse sarà il caso di farci valutare dal nostro pediatra e vedere se dare l'antibiotico. Quindi in generale la risposta è antibiotico subito sì, no, antibiotico subito no, anche perché spesso in età pediatrica molte malattie virali sono esantematiche e danno espressione di sé dopo 72 ore, quindi rischio di dare l'antibiotico inutilmente per una malattia virale. Quale antipiretico? Gli antipiretici attualmente utilizzabili secondo linee guida nel bambino sono l'ibuprofene e il paracetamolo, che sono equipollenti per il trattamento della febbre. I risultati dello studio di fase 3 ALUR mostrano che Alectinib è in grado di ridurre significativamente il rischio di progressione della malattia o morte dell'85% rispetto alla chemioterapia nei pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule positivo al gene ALK. Thank you.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, arrivederci.